Grandi samurai, eccomi qui. Sono a Garda, sono a Torbole, nei pressi del lago di Garda. E sono in vacanza, però non voglio. Anzi, guarda che bello dietro al quadretto del lago. E però non voglio venire meno alle mie promesse, quindi continuerò a portare avanti la rubrica del digiuno. Quindi oggi parlerò di digiuno e dimagrimento. Quindi abbiamo visto vari benefici del digiuno. Tra i quali ovviamente c'è il dimagrimento, va da sé. Ovviamente si dimagrisce perché chiaramente non mangiando è ovvio, si può dire hai fatto la scoperta dell'acqua calda. Però attenzione, cosa significa si dimagrisce? È ovvio che non mangiando, quindi chiaramente si crea un deficit calorico perché le calorie non vengono introdotte e quindi si dimagrisce. Però è stato visto che rispetto al normale deficit calorico, il digiuno, ovviamente ragazzi, quando dico digiuno si parla di digiuno intermittente fatto in determinati modi, che può essere 16-8, che può essere 24 ore, ci sono varie metodologie che poi analizzeremo poi tutte le metodologie diverse, ognuno apporta determinati benefici e ognuno si adatta alle capacità e alle possibilità che ha una persona di sostenerlo. Detto questo, qual è il vantaggio? Il reale vantaggio rispetto a una normale dieta ipocalorica, che anche ovviamente la dieta ipocalorica porta come vantaggio il dimagrimento, è che è stato visto che il digiuno crea in realtà un totale abbassamento della resistenza all'insulina, perché l'insulina è l'ormone che gestisce il trasporto dei nutrienti all'interno delle cellule, sia le cellule muscolari che le cellule adipose. Quindi cosa significa? Ogni volta che noi mangiamo, introduciamo carboidrati, ma anche proteine in realtà, attiviamo l'insulina e l'insulina trasporta parte di questi nutrienti all'interno delle cellule anche adipose. Ora, quanto noi più mangiamo, quanto noi più assumiamo soprattutto carboidrati, tanto più avremo una resistenza all'insulina. Cosa significa? Che il nostro corpo la produce perché noi mangiamo, la glicemia si alza, il pancreas produce insulina per abbassare la glicemia, quindi abbassare il glucosio del sangue e portarlo nelle cellule muscolari adipose, ma con il passare del tempo, soprattutto per chi è in sovrappeso, per chi mangia tanti carboidrati o per comunque per chi è sovrappeso e segue l'alimentazione ipercalorica, tendiamo ad avere una resistenza all'insulina. Che significa? Significa che la produciamo, ma le cellule non la percepiscono e di conseguenza dobbiamo produrre ancora di più per poter ottenere un minimo effetto. Questo si traduce in cosa? In un torrente ematico sempre più ricco di zuccheri, sempre più abbondante e quindi ovviamente oltre a tante altre varie incorrenze in patologie come diabete tipo 2, ipercolesterolemia, eccetera, si incorre nell'andare ad ingrassare proprio perché il corpo non è più abile a trasportare il glucosio, quindi lo zucchero che sta nel sangue, nel muscolo, e quindi si va poi alla fine a depositare nelle cellule adipose. Quindi cosa significa? Che facendo avere al corpo un lungo periodo, un periodo prolungato, quindi 16, 18, 20, 24, 36, 40 ore, si arriva anche a fare una settimana di digiuno per i più esperti, si va a togliere totalmente la presenza di insulina nel corpo e andando ad azzerare questa soglia, quello che succede è proprio di andare ad aumentare la sensibilità dell'insulina rispetto alle cellule e quindi ad abbassare la resistenza all'insulina. È stato visto, addirittura lo vedremo nei prossimi video, che dei pazienti che hanno diabete di tipo 2, seguiti sotto controllo medico in un certo modo ovviamente, riescono anche ad andare a migliorare la loro condizione di diabete proprio per questo fattore. Di conseguenza, cosa succede? Bassi livelli di insulina, anzi assenti, ovviamente il corpo va ad attingere energia proprio dalle scorte lipidiche. Quindi durante il digiuno si utilizza grasso per tutto il tempo. Tendenzialmente questo avviene dopo le prime 24 ore nella maniera più totale. Perché? Perché nelle prime 24/36 ore andiamo ad utilizzare tutto il glicogeno e il glucosio, quindi tutto gli zuccheri, l'energia che deriva dai muscoli e dal fegato, e dopodiché in tutto l'arco restante andiamo ad utilizzare prettamente
grasso e tendenzialmente noi non siamo più abituati a utilizzare la parte del grasso, anche in regime ipocalorico andiamo a utilizzare parte di grasso e parte di substrato di glucosio e di glicogeno che deriva dal pasto che abbiamo appena fatto. Quindi è sempre un insieme di questi due substrati. Durante le fasi di digiuno, sempre fatti in un certo modo, con un certo metodo, andiamo a utilizzare frequentemente, continuamente, per tutta la durata, semplicemente sempre grasso. Quindi portiamo il corpo a fare il famoso switch da zucchero a grasso e andiamo ad intaccare le riserve lipidiche che ci danno energia. Quindi abbiamo comunque energia, stiamo comunque bene, il cervello si nutre di corpi chetonici e siamo energici vitali e continuiamo a dimagrire. Altra cosa che sicuramente molti diranno, però andiamo ad intaccare la massa muscolare. E invece è stato proprio visto da recentissimi studi che questo non avviene. Il deficit calorico molto prolungato abbassa il metabolismo e va ad intaccare la massa muscolare perché? Perché il corpo percepisce che abbiamo poco nutrienti intorno a noi e quindi per sopravvivere e accaparrarsi e sopravvivere per quei pochi nutrienti, per non costringerci ad andarli a procurare, abbassa il metabolismo e va anche ad intaccare la massa muscolare perché non ci serve, perché percepisce che abbiamo dei nutrienti intorno a noi. Questo avviene a livello di tutta una serie di regolazioni ormonali. Invece è stato visto che proseguendo e quindi andando a fare il digiuno non c'è assolutamente disponibilità di cibo e di conseguenza la massa muscolare viene preservata perché questo ci serve per cacciare e procacciarsi il cibo. Quindi, detto questo, abbiamo detto tutto, buon proseguimento, ci vediamo nel prossimo video.